ragazze e ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Questo è il primo video della serie che voi avete richiesto tramite sondaggi su Instagram. Quello di oggi sarà il Get Ready With Me, chiacchiericcio, ma non si chiacchiera tantissimo, più che altro è una challenge, una vera e propria sfida con me stessa, che consiste nel non pronunciare parole in inglese ma tradurre tutto laddove è possibile: nomi delle marche, nomi dei prodotti, se utilizzi delle palette, tradurre anche, o meglio provare a tradurre anche i nomi degli ombretti all'interno delle palette. Quindi già, siccome mi sto rendendo conto di aver utilizzato almeno 3-4 parole in inglese, io vi avviso che il disagio, come sempre, regna sovrano in questo video. Spero comunque che vi possa tenere compagnia. Non dimenticate di spolliciare se vi piace l'idea e guardatelo fino alla fine il video, così saprete anche cosa scrivere giù nella sezione dei commenti. Vi lascio il video. Bene ragazze, come avrete già sentito dall'intro, questo video molto disagiato inizia con me assolutamente struccata, con gli occhi rossi. Sì, perché sono stata fuori stamattina, sono tornata, mi sono struccata e adesso mi ritrucco. Sì, questo video mi frullava in testa da un sacco di tempo. In questo momento sembra molto wow. Io inizierei in grande stile con decadimento urbano, pozione primaria d'ombretto originale. Sì, molto molto bello. E vi devo già dire che alcuni nomi, io già ci ho pensato, per questo ho voluto fare questo video, saranno molto molto hot. Dico nomi dei prodotti tradotti, magari noi non ci facciamo caso perché li diciamo in inglese, quindi dopo aver applicato la pozione primaria originale d'ombretto procediamo con, come si dice in italiano, settaggio, con il fissaggio. Fissiamo questa base d'ombretto con questa palette sempre di, e non si può dire palette, con questa tavolozza di decadimento urbano della linea nudo caldo. No, tradurre i nomi degli ombretti, no. Oddio. Bene, Word Reference mi dice che la traduzione del secondo ombretto di questa tavolozza di decadimento urbano della linea nudo caldo è inseguitore. Insomma, il secondo ombretto della tavolozza, e lo applico con lo stesso pennello in dotazione della palette. No ragazzi, io prevedo disagi e disastri, di conseguenza realizzerò un make up, un trucco molto molto semplice. Più che altro ve l'ho fatto vedere nelle Instagram storie. Nelle storie di Instagram mi avete detto che vi è piaciuto tantissimo, quindi penso di ricreare quello. Ho applicato l'altro giorno il terzo ombretto della tavolozza decadimento urbano nudo caldo, ed è questo qua, si chiama Sauce. Sauce, io so che è la salsa, quindi facciamo una traduzione senza utilizzare il traduttore. Salsato. Utilizziamo il terzo ombretto salsato, quello di cui già vedo la, come si dice, la cialdina finale, e vado a sfumarlo nella piega dell'occhio. In tutto ciò vorrei provare anche a raccontarvi qualcosina. Cosa vi posso raccontare? Allora, questo Get Ready With Me, non ce la posso fare. Questo video lo sto filmando, è molto tardi, sono le 11 di sera, però domani me sono libera, quindi mi andava di filmare, e soprattutto a me filmare mette di buon umore. Diciamo che è un periodo un po' così, in cui sto facendo tante valutazioni, sto pensando al mio futuro, però volevo che questo video fosse leggero. Magari poi di cose più dettagliate, di progetti, ne parlo nell'altro video che filmerò, dove sarà un vero e proprio mi preparo con voi, dove realizzo magari un trucco un po' più complesso, dove vado oltre la mia, come dire, quello che realizzo solitamente come trucco, e quindi magari poi andrò più nel dettaglio, ma non è questo il video. Come
ombretto su tutta la palpebra mobile, ho applicato questo ombretto di Wycon. Alcune marche non le so tradurre, tipo Wycon, Kiko, utilizzerò prodotti loro e non so come tradurli, un po' come dire Sephora. Comunque, ho utilizzato questo ombretto. Allora, loro sottomettono la traduzione, ma facciamola noi. Soft, quindi leggero, schiumato, ombretto. Quindi dicono ombretto in crema a lunga tenuta, ma in realtà è un ombretto in mousse. Di questo ve ne ho parlato anche in alcuni video miei di prodotti preferiti, e quindi questo è veramente una bomba di luce. Io non so se sono messa a fuoco, sono anche un po' senza voce perché qua, ragazzi, ci sono, ma non sbalzi di temperatura, di più. Comunque non so se potete vedere la luce, la meraviglia di questo ombretto, che vi suggerisco vivamente di stendere con un pennello piatto e poi picchiettare con le dita, perché questo quando si secca non lo muovi. Ok, ci siamo quasi con la sfumatura dell'occhio, eh? Sempre dalla palette di Decadimento Urbano, nudo, caldo, prendo il quarto ombretto, che si chiama Low Blow, basso, colpo basso? Low Blow dovrebbe essere colpo basso. Cosa mi dici, word reference? Io penso che significhi colpo basso. Low Blow penso è come low kick di non di arti marziali, ma tipo kickboxing, low kick, comunque queste cose così. Quindi Low Blow penso che sia colpo basso. Non applicherò eyeliner, linea di occhio, non applicherò linea di occhio, cerco di ricreare, l'unico cambio che faccio è la matita nera anziché burro nella lima inferiore, però lo so se trucco dell'altra mattina, perché in tantissimissimissimissime mi avete detto: Nika, mi piace un sacco, faccelo vedere. E ho pensato appunto di ricrearlo in questo video un po' di disagio, perché è anche un trucco abbastanza veloce. Utilizzerò la spugna di bellezza di Sephora, inumidita e già bella asciutta. Sul viso utilizzo una combinazione di prodotti. Utilizzo il fondotinta di Kiko Milano, il fondotinta che si fissa, che sta... Allora, aspetta. Universal Fit Hydrating Foundation. Universal Fit, fit nel senso che è sta, quindi fondotinta universale che sta bene a tutti, idratante, nella colorazione beige caldo 30. E lo utilizzo mescolato all'illuminante liquido di Marco Giacobbi. Non si può sentire Marco Giacobbi. Ed è l'illuminante che si chiama Ti illumini tu? Che disagio. Bene, una piccola goccia dell'illuminante di Marco Giacobbi. Una goccettina piena del fondotinta di Kiko, li vado a mescolare per bene, utilizzo un pennello o una matita. Con la spugna di bellezza vado a picchiettare il fondotinta insieme all'illuminante di Marco Giacobbi. Ragazzi, a me sta cosa di Marco Giacobbi fa ridere da morire. Anche perché Jacobs, io immagino sia plurale, voi come lo tradurreste? Ovviamente qui sotto voi dovete scrivermi assolutamente come avreste tradotto le cose che utilizzo, se vi vengono in mente altre traduzioni divertenti, o se avete intenzione di ricreare lo stesso video, vi prego, passatemelo, taggatemi, perché lo voglio vedere. A me ha fatto ridere da morire questa idea, infatti mi è rimasta, mi frullava e mi sono detta: ma perché non lo fai anche tu? Mi è sembrato troppo carino, anziché fare il solito tutorial. Come correttore utilizzo sempre di Decadimento Urbano il Pelle Nuda,
Nuda, correttore pelle nuda nella colorazione chiaro, medio, naturale, neutro. Neutro. Io spero tanto che questa idea di questo video così un po' divertente, anche un modo per autoprenderci in giro, anche perché io sono una di quelle che, avendo studiato inglese per una vita, è abituata a parlare in lingua, proprio mi viene, direi deformazione professionale, ma non c'entra molto, però per farvi capire, mi viene naturale. Amo, ogni tanto dico, ho preso la shade sbagliata anziché dire la tonalità, utilizzo la beauty sponge anziché dire la spugnetta, ma perché comunque fondamentalmente il mio modo di parlare è viziato dai tipi di video che guardo. Io guardo, sì, video italiani, però i video italiani che guardo sono prevalentemente chiacchiericci, mentre invece i tutorial sono alle volte americani, anche se io non mi truccherei mai come le americane perché fanno veramente dei make-up super strong. Però, comunque, guardo tantissimi video in spagnolo e in inglese, quindi proprio per me è una vera e propria challenge questa. Una sfida. E semplicemente all'inizio dell'occhio, visto che ho le occhiaie, sono devastata e stanchissima, ma come si può sentire dalla voce, utilizzo il correttore pro della Los Angeles Girl, ragazza di Los Angeles, alta definizione correttore, correttore alta definizione nel colore crema beige, beige cremoso, non crema beige. Giusto qui. E qui. Dobbiamo fissare questo correttore. So che in video starò sembrando stranissima. Utilizzo un prodotto di Wyco nella polvere compatta numero 102 nella colorazione nudo. Ma quanto nudo c'è? E sempre con la spugnetta di bellezza vado a picchiettare il correttore. Non vado proprio qui, vado con i residui all'attaccatura delle ciglia. Prima preferisco settare il grosso a forma di triangolo e poi il prodotto che mi rimane in eccesso sulla spugnetta lo distribuisco qua. E l'ho detto che non sto benissimo. No, la matita adesso che mi lacrimano gli occhi non è il massimo. Ok, allora sai cosa facciamo? Aspettiamo qualche istante. Io procederei con il viso. Ritorno all'illuminante di Marco Jacobi. Metto una piccola goccina sul palmo della mano e vado ad illuminare il mio zigomo. Prima ancora di fare il contorno, il primo, il secondo, l'antipasto. Bene, il degrado, tutto ok. Un po' dell'illuminante Ti illumini tu di Marco Jacobi lo vado a spalmare sul ponte del naso e sulla punta e anche sotto l'arcata sopraccigliare prima di lavorare. Anche il cinese, ragazzi! Per le ombre del mio volto utilizzo Distrutta, non si legge più nulla, ma uso solo questa, quindi fino a quando non la termino non credo acquisterò altre terre. Utilizzo la tavolozza di Rivoluzione May, Rivoluzione Trucco Londra ed è la ultra contorno tavolozza, ultra contorno specificato, e con un pennellino un po' a punta e cicciottello vado a prendere questa terra bella intensina e definisco leggermente il contorno del mio volto, quindi le ombre. Mi piace molto l'effetto che fa. Adesso che i miei occhi hanno smesso di lacrimare, passiamo di nuovo agli occhi. Utilizzo questa matita nera, questa matita occhi di Kiko, che si chiama Tocco Asiatico, matita occhi numero 3. Quella di cui vi ho parlato negli ultimi video, che è un po' particolare questa matita, però mi piace.
Comunque questa matita a me piace tantissimo, l'ho messa anche nei preferiti. L'unico problema è che se fa molto caldo o mi lacrimano gli occhi che c'è vento, io gli occhi sensibili, ho tutto sensibile, anche il cuore ho sensibile ed è una gran fregatura comunque. E proprio mi dà fastidio tutto, mi gocciola tutto. Ci sono giorni in cui proprio io piango, proprio da questo punto degli occhi, anche a voi succede. Ma lacrime per un po' di vento, anche se sono struccata, cioè. Questa matita è una bomba, poi è nero opaco, è spettacolare. Dovrebbe sbavare meno, ma probabilmente sono i miei occhi, perché se stiamo attente e la mettiamo proprio precisa, senza toccare le ciglia, quindi facendo così, resta lì. Per la parte sottostante, quindi per le ciglia inferiori, non lo trovo, ma utilizzerò, perché io ti troverò, ho trovato il pennello che mi serve, quello sfumino di Sephora, il Must Have Smudge. Attimi di panico, la mia videocamera ha deciso di spegnersi da sola. Io spero non abbia cancellato quello che ho fatto prima. Comunque, dicevo che questa tavolozza di colori, di ombretti, è la migliore che abbia provato in vita mia ad oggi. Poi sicuramente le aziende si supereranno, vado con colpo basso, e si supereranno e ci sarà sempre qualcosa che andrà meglio, sempre a migliorare. Però ad oggi, ragazzi, io forse non ho provato abbastanza prodotti. Voi mi direte, vabbè, dici questo perché non hai provato questa marca qui, ma comunque, a parte insonzarmi fino a qua sopra come ho fatto, cioè vedete proprio non si tolgono, io poi, una volta fatta la sfumatura, l'attaccatura delle ciglia inferiori, sfumo di nuovo, lo ricongiungo con l'angolo esterno e la ricreo, sempre per dare continuità. Diciamo che questo è un tipo di trucco che potreste ricreare, secondo me, tranquillamente anche di giorno. Io lo faccio, l'altro giorno l'ho fatto e mi è piaciuto, l'ho fatto anche per Pasqua. Infatti ero molto stanca perché io per Pasqua ho lavorato, quindi mi ero svegliata presto, sono andata al lavoro, avevo ansia per delle cose da fare al lavoro e io vivo d'ansia. Io vivo nell'ansia e d'ansia, e se non ho l'ansia mi viene l'ansia perché non ho l'ansia. Cioè, veramente, come quelle immagini, gira tutto intorno all'ansia, è vero. E poi abbiamo fatto il classico pranzo, tutti i parenti, quindi ero veramente stanca e quindi la mattina ho deciso di ricreare questo trucco. Boom, fantastico. Semplice, adesso sto impiegando più tempo perché parlo con voi, ma lo ricreo solitamente in 10 minuti. Adesso passiamo alle sopracciglia. Sulle sopracciglia, e vale a tradurre, allora, utilizzo questo prodotto di beneficio, guadagno, il Cabrao. Allora, Cabrao è il gioco di parole tipo di abracadabra, e quindi è Cabrao, anziché cadabra. Brao, sopracciglia, no, brao è tipo arco. E arco. Oddio, come lo tradurreste voi Cabrao? Comunque nella tonalità 3. Andiamo a definire queste sopracciglia che già. Io spero che la mia telecamera stia filmando. Qui arriviamo ad un altro capitolo molto divertente, perché utilizzerò di Decadimento Urbano il mascara perversione più grosso, più nero, più cattivo. Lo dicono loro. Combinato con il meglio del sesso. Meglio del sesso di Too Faced. Ora, Too Faced io non saprei come tradurlo, perché è come, secondo me, io lo tradurrei come troppo costruito, troppo artefatto. Oppure il tu può essere inteso sia come anche o come troppo. Quindi o anche costruito oppure troppo costruito. Non lo so, voi come lo tradurreste. Comunque utilizzo perversione e meglio del sesso. Lo so, lo so. Lo so che molti di voi hanno chiuso il video, ma avete ragione.
Avete ragione, no. Vi dico che avete ragione, avete ragione. Dopo perversione passo a meglio del sesso e perversione lo metterò anche sotto le ciglia, cioè meglio sulle ciglia inferiori, dopo aver terminato e completato il lavoro sulle superiori. Terminato con il mascara, io passerei al blush. Blush è tradotto come parola come rossore, arrossare. Quindi con il rossore sulle guance, sempre con una palette di Rivoluzione Makeup Londra, la ultra rossore tavolozza, spazio caldo. Cioè ragazzi, c'è uno sfondo di doppio senso ovunque. E da questa, che non vi faccio vedere da un po', utilizzo questa falda qui che è stupenda insieme a questo rosa. In questi giorni li sto utilizzando sempre insieme e sono veramente spettacolari, perché quello lì un po' più scuro ha delle iridescenze che, mescolate con quello rosa, danno l'effetto guanciotte in salute di Heidi, ma super naturale. Penso lo possiate vedere anche voi. E si vede in video, dura, si vede anche in foto e mi piace da morire. Da morire. E le sfumo con un pennello bello ponchio. Questo qui è un pennello che scelsi dal sito Born Pretty Store, quindi pensate quanto tempo, quanti anni di vita ha. Wow. Io passerei alle labbra. Sulle labbra applico prima quello che mi rimane di questa matita di Kiko, che è una, presumo fosse una della linea Smart Lip Pencil, quindi delle matite per labbra intelligente. Questo è il colore 704, che è meraviglioso, guardate. Wow. Io applico sempre le tinte rossetti con la matita che riempie tutte le labbra, sempre. Sulle labbra come tinta utilizzo questa qui, la rossetto velluto, finish matte, rossetto liquido, della 10 immagini professionali, e la tinta è la numero 10. Io direi che il tutto è completo, ma lo vado a fissare sempre con... Ragazzi, ho utilizzato un sacco di prodotti Urban Decay, ma neanche credevo di averne così tanti. Comunque, il fissaggio veloce di Decadimento Urbano, ed è il ricaricato di idratazione complesso preparatore spray per idratazione del viso, ma insomma questo dovrebbe essere utilizzato prima del make up, io lo metto alla fine, cioè, giusto perché è bene seguire le etichette. Che poi potevo anche non metterlo lo spray, dato che andrò a struccare tra tipo 10 minuti. Comunque ragazzi, vi ringrazio nuovamente per aver visto questo video, soprattutto se siete arrivati fino alla fine. Se siete arrivati fino alla fine, mettete l'hashtag non ce la posso fare, così noi capiremo che vi riferite a questo disagio finale, che dici non può essere Marco Giacobbi ti illumini tu, cioè tu non puoi. E fate non ce la posso fare, ma aggiungete anche hashtag Marco Giacobbi e noi sapremo cosa vuol dire, perché vuol dire che siete arrivati alla fine del video. Detto questo, non vi rubo altro tempo, vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nel prossimo video, che sarà molto molto presto.